seconda metà dell'Ottocento. Il secondo, alla vostra destra, è il barocco Palazzo Tezzano, costruito dopo il terremoto del 1693. Al centro della piazza, il monumento a Vincenzo Bellini, realizzato nel 1892 da Giulio Monteverde. Alla base della statua sono rappresentate le quattro opere più importanti del Bellini: Norma, il Titano, la Sonda Umbra e il Pirata. Dalla parte opposta, l'anfiteatro romano del II secolo d.C., uno dei più grandi d'Italia, nascosto quasi interamente al di sotto del livello stradale. Smantellato dapprima dai Goti per costruire le mura della città, successivamente dagli spagnoli, il monumento finì sottoterra. Rimaneva a vista la porzione entro le mura e il principe di Biscari, per dimostrare ai visitatori illustri che negavano l'esistenza di un anfiteatro romano a Catania, cominciò a scavare a spese proprie nel sottosuolo di alcuni palazzi e ne riportò in luce alcune strutture. Quello fu il primo passo che portò alla campagna di scavi del 1904, che restituì alla città gli imponenti ruderi dell'anfiteatro. Alle spalle dell'anfiteatro, la chiesa di San Biagio, costruita nel luogo in cui Sant'Agata patì la prigione e subì il martirio. Ci sono delle persone.